in famiglia di reazioni abbastanza gravi. Lei stessa è stata oggetto, come dire, di discriminazione prima di tutto da parte del suo medico, nonostante abbia una malattia grave, invalidante, perché non si vuole vaccinare, perché sa bene che se assume questo farmaco che io chiamo biotech, e che questo è appunto, non è un vaccino, è un farmaco OGM o biotech, corre dei gravi rischi. Mentre il suo compagno c'è cascato, un signore sempre sui 50-55 che fa una vita abbastanza sana, lavora in campagna, quindi non si ammala mai. Voi sapete che chi lavora all'aria aperta raramente si prende anche un raffreddore. Bene, ha fatto il vaccino e adesso quasi non può più camminare. A 10 giorni dal vaccino ha un dolore cronico, ha la gamba, non riesce a camminare, non riesce a lavorare, è stato praticamente reso, come si dice, invalido temporaneamente da questo farmaco. La madre di questa persona invece, no, più che novantenne, che sta in una struttura, in una RSA, poco dopo il vaccino ha avuto degli attacchi epilettici, quindi non si sa questa signora ultra novantenne come, poverina, se ce la farà, perché ha già un'età. Grazie a tutti. Chiaramente se tra di voi c'è qualcuno che ha una sua testimonianza e che la vuole condividere con noi, benvenuto. Allora, proviamo a farvi sentire nel frattempo una registrazione, un audio dal cellulare. È una cosa abbastanza curiosa. Ha detto. No, mi hanno mandato anche il video, ma non... Potrebbe morire da un momento all'altro per una trombosi o qualcosa del genere, dopo la prima dose del vaccino. Quattro parole, prima che si facciano parlare.